Claudio, 8 punti in 4 partite, manca ancora il salto di qualità, forse fuori casa. Come la interpreti questo momento della stagione? Vabbè, sicuramente con l'arrivo di mister Mandorlini stiamo facendo delle ottime prestazioni, e sono arrivati anche dei buoni risultati. Sì, probabilmente può mancare quel salto di qualità che ci farebbe fare la differenza, però piano piano, insomma, lavorando, continuando a lavorare, siamo sulla strada giusta e penso che arriverà. Per quanto riguarda il tuo ruolo, in questo modulo dove ti vedi meglio? Ma come ho detto anche al mister, cerco di adattarmi a fare il ruolo che si sente di dovermi far fare. Probabilmente mi trovo meglio punta centrale, però sono un ragazzo, insomma, che si adatta, sono duttile, quindi posso fare anche l'esterno sia a sinistra che a destra. Oggi siete quinti, secondo te qual è il valore di questa squadra? Dove potrebbe essere la collocazione giusta, considerato quello che avete fatto finora e magari quello che non avete fatto? Beh, una domanda un po' difficile, però insomma questa squadra ha dei valori molto alti. Secondo me meritava e meritiamo di stare più in alto in classifica. Non voglio dire che meriti il vertice, però insomma dovremmo stare lassù a lottare col Vicenza. Però già la settimana scorsa, dopo la Vispesa, ha detto proviamo a crederci ancora e fate bene. È che corrono anche davanti, perché il Padova ha fatto 8 punti, però alla fine ne avete guadagnati solo uno sulla Reggiana, per cui più passa il tempo più magari sì, sicuramente quelli davanti stanno andando forte, e quindi più passa il tempo, più passano le partite, più sarà difficile. Io dico di crederci, perché comunque non costa niente crederci, e noi dobbiamo puntare a fare le migliori prestazioni e raccogliere più punti partita dopo partita. Dobbiamo guardare la partita successiva e non troppo in là, e così facendo, insomma, cercheremo di raggiungere il miglior piazzamento, che poi siano il miglior piazzamento per i playoff o lottare per il vertice, quello lo scopriremo piano piano. Come stai, visto che paio di giorni che fai un po' differenziato? No, sto bene, ho un leggero affaticamento a un adduttore che mi portavo da settimana scorsa, e anche in partita avevo risentito di questa cosa e ho preferito, con lo staff medico, il mister, tutelarmi in questi due giorni e fare un lavoro appena differenziato, e poi da domani penso di essere a completa disposizione col gruppo. Ma se l'affaticamento ti fa giocare come ha giocato quando sei entrato, tientelo un pochino ancora, no? Andata bene, no? Penso di essere entrato abbastanza bene, ho cercato di dare come sempre il mio contributo ai compagni e alla squadra, e poi a volte riesce meglio, a volte riesce peggio, però insomma l'impegno è sempre il massimo. Ci è sembrata la tua miglior partita con la maglia Padova, cioè sembrava imprendibile, veramente. È stata forse la tua miglior partita con la maglia del Padova, almeno secondo me. Sì, è un insieme di situazioni, probabilmente anche a livello mentale ero un po' incazzato, volevo dimostrare, c'erano tante componenti, e la partita poi ha permesso, magari, non so, c'erano spazi e quindi era una partita che mi agevolava, non lo so, tante cose che hanno portato a quella bella prestazione. Io spero e cerco di trovarle sempre in ogni partita, però a volte è possibile, a volte è facile, a volte è difficile, a volte uno non ci riesce, però ce la metto sempre tutta. Di solito quando entri comunque dimostri sempre di entrare bene in partita. Io ti ho visto sempre, quando sei subentrato, raramente fallire il subentro, cioè non so, ti senti un po' con questo ruolo di poter cambiare la partita e poter spezzare un po' magari certi equilibri che si creano nel corso del match? Sicuramente ci sono giocatori a cui riesce più facile entrare, altri meno. Non è mai facile entrare dalla panchina a partita in corso, però insomma io cerco sempre di stare pronto, di essere sul pezzo anche quando vengo chiamato in causa nel secondo tempo e non dall'inizio, e insomma poi ci sono riuscito in un paio d'occasioni e spero di poter continuare così se dovesse ricapitare. Oggi è anche il tuo compleanno, auguri. Grazie.
ragazzi. 28 anni, com'è? Passano i 30, non so, cominci a fare bilanci. Iniziano a farsi sentire, dai. Però insomma ho ancora qualche anno davanti per poter giocare, potermi divertire, e quindi sono positivo e spero di continuare a divertirmi soprattutto. Beh, si dice che i 28 anni sia un calciatore raggiunga l'apice, hai 28, quindi fino ai 30, per cui insomma adesso devi, ti senti di aver raggiunto? Speriamo sia di buon auspicio per il proseguo della stagione. Sì, no, mi sento un giocatore comunque abbastanza, non dico completo, però in campo l'esperienza, inizio a sentirmi bene, cioè, però insomma vediamo. Diciamo che nella tua carriera ti manca magari riuscire in porta anche in Serie B, perché comunque in Serie C hai sempre fatto bene, magari la B è sempre stata un po' di passaggio, almeno vada a memoria, per cui questo vediamo. Credo che sia il tuo obiettivo prossimo, un po' a lunga scadenza, che magari ci riusciamo ad arrivare, dai, speriamo sia di buon auspicio, dai.